Buonasera per l'ennesima volta, cari. Allora, sono qui per registrare un altro video tag. Questo è il meme delle letture del 2011 che ho visto fare ad un sacco di persone, tra cui Vale e qualcun altro sicuramente l'ha fatto, Valentina penso che l'abbia fatto, sì. E non lo so, volevo farlo anch'io perché mi sembrava veramente, veramente, veramente molto, molto carino e quindi lo facciamo. Allora, partiamo subito perché sono 15 domande, quindi è meglio non dilungarsi troppo. Quanti libri hai letto nel 2011? 137, senza contare le riletture. Perché, come vi avevo già detto, ho fatto la rilettura della saga di una serie di sfortunati eventi e ho riletto per la terza volta, tipo quarta, quinta volta, i primi tre libri della saga di Harry Potter. Quanti erano fiction e quanti no? Io credo, ma non sono sicura, che quattro fossero di non fiction. Però io non sono brava con queste distinzioni fiction, non fiction. Sinceramente non le capisco tanto bene. Quindi sì, so che fi non fiction sarebbero tipo biografie, saggi, queste cose qui. Io credo che quattro potrebbero essere considerati non fiction. Però non sono sicura al 100%. Quanti scrittori e quante scrittrici? 57 uomini e 48 donne. Mi sono fatta i conti prima di fare. Mi sono già scritta tutte le risposte, quindi le sto soltanto leggendo. Il miglior libro letto? Allora, non ce n'è uno soltanto, ce ne sono un bel po'. Diciamo che l'ho un po' ristretto questa lista a Le Braci, che secondo me è stato un libro divino, favoloso e se non lo avete ancora letto andate. Jane Eyre, idem, se non avete ancora letto Jane Eyre, io non so che cosa state facendo qui a vedere questo video invece di andarvi a leggere Jane Eyre. Poi Ogni cosa illuminata di Jonathan Safran Foer, che secondo me è stato veramente un libro che mi è rimasto molto dentro. È stato, cioè, un libro che veramente mi ha segnato, quindi è stato proprio un libro a cui ancora ci ripenso di tanto in tanto. E poi Il circolo della fortuna e della felicità di Amy Tan, che ho letto all'inizio dell'anno ed è stato veramente favoloso. Infatti mi sono comprata gli altri libri di Amy Tan proprio senza neanche leggermi le trame, proprio a scatola chiusa, sulla fiducia, perché mi è piaciuto talmente tanto quello che devo leggermi tutto di questa scrittrice. E il più brutto, allora, direi che se la giocano Il cielo sopra Darjeeling, di cui non vi ho parlato perché veramente era troppo orrendo, anche soltanto per parlarne. Però l'ho letto alla fine dell'anno, quindi mi sono proprio rovinata alla fine dell'anno. Bruttissimo, bruttissimo, una roba indecente, orribile. E Il risveglio di J.R. Ward, che è stato il libro peggiore della prima parte dell'anno. Veramente brutto anche quello, molto molto brutto. Ma niente, se vi sono piaciuti questi due libri, niente a togliere a voi, si vede che non erano un genere che poteva interessarmi. Il libro più vecchio che hai letto, I racconti notturni di Hoffman, che sono stati pubblicati, penso, alla fine del 700 e all'inizio dell'800, quindi sì, sono piuttosto vecchietti. E il più recente, io credo, ma non sono sicura, che sia Il mummificatore di Nicola Brugnati, perché è uscito ottobre o novembre, quindi alla fine dell'anno sicuramente era quello più recente. Qual è il libro con il titolo più lungo? Il circolo della fortuna e della felicità di Amy Tan. E quello col titolo più corto? Nostalgia di Askolnevo, libro bellissimissimo. Se non l'avete letto, e purtroppo è fuori catalogo. Io l'ho trovato per fortuna in supermercato a metà prezzo e lo comprai perché mi piaceva la trama e mi piaceva la copertina, era bellissima. Una volta letto, mi sono veramente resa conto di quanto bello fosse quel libro. È veramente forse uno dei libri più belli letti l'anno scorso. Un po' sotto quelli che ho citato come libri migliori, però veramente è un libro fantastico. Io ve lo consiglio sinceramente, Nostalgia di Askolnevo, uno scrittore israeliano, veramente molto molto bravo. Quanti libri hai riletto? 16, perché ho fatto i 13 volumi della saga di una serie di sfortunati eventi e 3 libri di Harry Potter. Quali vorresti rileggere? Direi Il circolo della fortuna e della felicità e forse Ogni cosa è illuminata, però Ogni cosa è illuminata secondo me è un libro che va letto a distanza di tempo, non subito, perché penso che sia un libro che va somatizzato,
prima di poter essere riletto e io non so ancora se l'ho somatizzato del tutto. Poi, libri più letti dello stesso autore. Allora, Richelle Mead, di cui ho letto 4 libri, Owen Colfer, sempre 4 libri, Stephen King 3 e Jonathan Stroud 3, è quello della trilogia di Bartimeus, di cui avevo solo di cui effettivamente io avevo il volume unico, però sono 3 libri, quindi li conto separati. Quanti libri scritti da autori italiani? 10. Pochi, lo so, però io con gli scrittori italiani non c'ho molto feeling. Sono un po' come Vale, che non c'ho molto feeling con gli scrittori italiani. Proprio non è che non mi piacciono, è che spesso e volentieri non riesco a trovare storie scritte da autori italiani che mi piacciono, di cui mi piaccia la trama. Quindi inevitabilmente ricado sempre su autori stranieri, ma non lo faccio neanche in maniera conscia. Cioè, non è che dico, un autore italiano non lo leggo, perché. Per carità, se c'è un libro che ha una trama che mi intriga, che mi piace, che mi interessa, lo leggo, lo compro anche se è un autore di qualsiasi paese. Semplicemente capita che forse gli autori italiani non scrivono storie che mi intrighino, che mi spingano all'acquisto e a leggere quel determinato libro, però ci sono tanti autori italiani che a me piacciono tantissimo, per esempio Maurizio De Giovanni mi piace moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo Il mummificatore di Nicola Brugnalti, l'ho trovato veramente un gran bel libro. Sinceramente non ho un preconcetto per gli autori italiani, semplicemente capita che non ne legga molti. Quanti libri letti sono stati presi in biblioteca? Nessuno. Io non ho biblioteche vicino che siano particolarmente fornite, non ho tessere della biblioteca, non vado in biblioteca, sinceramente. Non è neanche tanto la questione del possesso del libro. È proprio una questione del fatto che non ho biblioteche vicino che abbiano titoli che possano interessarmi, perché spesso hanno titoli vecchi o di letteratura locale, di cui sinceramente mi interessa abbastanza poco. E poi perché la biblioteca penso più fornita che ci sia a Napoli, sinceramente. Già ci devo andare per l'università, sinceramente, andare anche a farsi le tessere per le biblioteche e tutto un. Non mi sconfibra particolarmente. Poi io ho di leggere a scadenza, è una delle cose che odio di più in assoluto. Non riesco a leggere un libro soltanto perché lo devo restituire. Non mi piace questa cosa. Non è di tanto legato al possesso, il fatto è legato al momento in cui devo leggere. Io devo leggere il libro quando mi sento di leggerlo. E quindi inevitabilmente la biblioteca sarebbe uno stress per me. Dei libri letti, quanti erano i book? Idem, nessuno. Io non posso leggere, non riesco a leggere libri al PC perché mi fanno male gli occhi. Non ho un lettore ebook, quindi non posso farlo. Non so se conti quella mezza pagina che avevo dovuto prendere dal sito di ebook inglesi per leggermi la fine di un racconto di cui l'edizione italiana aveva tagliato la fine. Non conta, è una mezza pagina, quindi mezza pagina di un libro, diciamo, ho letto in ebook. Però se mi regalassero un lettore ebook io sarei la persona più felice del mondo perché così uno si ammortizzerebbero i costi dei libri, due potrei leggere più libri stranieri e tre non avrei la casa che straborda di libri ma avrei l'ebook che straborda di libri. Quindi vabbè, ma l'ebook non si lamenta dei libri in giro per la casa, quindi questa è già una gran cosa. E niente, cari, queste sono le mie risposte al tag Meme Letterario 2011. Spero che le risposte vi siano state esaurienti, spero che il video sia stato carino e ci vediamo. Ciao!